Presidente, ha avvertito realmente fastidio allora in Renzi per questo incontro? Sì, mi pare uno che voglia saltare tutto, rivolgersi direttamente ai cittadini, se questo vuol dire non curarsi della democrazia, del metodo democratico, non va bene. Io sono stato democraticamente eletto come governatore della regione Lombardia, lui no. E quindi non può pensare che dialogare con le regioni o parlare con il presidente delle regioni sia un fastidio, una cosa da fare, ma tanto non serve niente. No? E lui ha questa tendenza, saltare i corpi intermedi, saltare le regioni, saltare il sindacato, saltare tutto e parlare direttamente con i cittadini. E questo non va bene. Domani glielo ricorderò che ci sono delle istituzioni che vanno ascoltate e che hanno potere di decidere e che questa è la democrazia. Sarà, come diceva Churchill, il sistema peggiore, diceva Churchill, esclusi tutti gli altri. Quindi ci tengo alla democrazia e gli ricorderò questo. Lei ha parlato più volte di Cottarelli, l'ultima è di tagliare 85.000 esuberi dalle pubbliche amministrazioni per recuperare 5 miliardi. Lui ha detto che ci sono 3 miliardi da recuperare in sanità, io dico che deve essere più ambizioso, ce ne sono di più di 3 miliardi, basterebbe applicare il sistema lombardo in tutte le regioni, se ne risparmierebbero solo nella sanità almeno 10 di miliardi. Se è così io sono al suo fianco, va bene, se invece ha in mente di fare tagli lineari per cui tutte le regioni devono ridurre del 10 o 15% la spesa sanitaria, io dico no grazie, abbiamo già dato. La Lombardia ha 3.000 dipendenti con 10 milioni di abitanti, la Sicilia con metà degli abitanti ha 6 volte il numero dei dipendenti, lì bisogna tagliare, lì bisogna ridurre la spesa improduttiva. Questo dirò domani a Renzi, se pensa di continuare a penalizzare le regioni virtuose, beh, vuol dire una dichiarazione di guerra. Per il lavoro per Expo oggi è importante questa proposta nell'anniversario del tragico assassinio di Marco Biagi, ma io dico andiamo oltre Expo, la riforma Biagi è stata incompiuta, non si è fatto quel statuto dei lavori che per Biagi era la novità assoluta e la nuova, una svolta vera nel mondo del lavoro. Il Jobs Act è deludente da questo punto di vista e io raccolgo la sfida della CISL, la Lombarda, di dire facciamo un tavolo per innovare, non solo per Expo, ma facciamo qui un modello che possa servire al mondo del lavoro italiano per renderlo più competitivo, più inclusivo, per dare più opportunità. Serve anche la Lombardia perché il tasso di disoccupazione, pur essendo ampiamente sotto la media nazionale, è salito negli ultimi tempi in modo preoccupante, quindi raccolgo questa sollecitazione, ne parleremo venerdì e già la prossima settimana penso potremo insediare il tavolo. Senta, a Roma parlerete anche di cose concrete, come detto, in modo migliore per ricordare Marco Biagi, Elettrolux e anche per il terremoto, incontrerete Del Rio per le risorse per la Lombardia. Oggi pomeriggio sarò a Palazzo Chigi per parlare delle risorse che il governo ha promesso per Mantova, per le zone terremotate, ma che non ci sono, è un'altra promessa non mantenuta e lo solleciterò a darceli questi soldi. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare come Regione Lombardia, abbiamo recuperato ritardi che si erano accumulati, ma non possiamo disporre di risorse che devono essere date dal governo. Ha detto i soldi ci sono al governo e poi abbiamo scoperto che invece nella legge non ci sono e oggi lo incontrerò per dirgli che i soldi li deve dare, punto, non c'è una subordinata, i soldi promessi vanno dati perché chi ha subito i danni deve essere risarcito. Su Electrolux continua la trattativa nelle mani del Ministro delle Attività Produttive, Federica Guidi, seguiamo con grande attenzione assieme alle altre regioni interessate, il Veneto e Friuli, Venezia Giulia in particolare, però anche qui l'idea mia è che il governo dovrebbe avere più coraggio e fare quello che la Regione Lombardia sta facendo, attrarre investimenti in innovazione e ricerca. L'abbiamo fatto con Whirlpool, che invece di andarsene dalla Lombardia ha chiuso uno stabilimento produttivo fuori dall'Italia e ha concentrato e l'ha portato in Lombardia, in controtendenza. Perché? Perché noi abbiamo garantito un importante sostegno alle aziende che vengono qui per innovare. Così dovrebbe fare il governo con Electrolux, però questa è
più che dire così bisogna fare e dire concretamente quello che facciamo non posso fare io. Noi abbiamo fatto anche di più di quello che la legge prevede. Nella cassa in deroga abbiamo anticipato le somme stanziate dal governo. Non possiamo sostituirci al governo nella cassa in deroga perché la legge non lo consente, ma anticipare sì. E purtroppo stiamo pagando la cassa del 2013 con le risorse del 2014. Perché? Perché mancano gli stanziamenti da parte del governo. Lo stesso ministro Poletti onestamente l'ha riconosciuto, ha detto per la cassa del 2014 manca 1 miliardo. È un'altra delle richieste che farò domani a Renzi, quella di garantire la copertura della cassa in deroga, perché altrimenti scoppia la rivoluzione. A questo momento di ricordo sobrio ma importante. Marco Biagi io l'ho conosciuto, ho lavorato con lui per un po' meno di un anno, da quando nel maggio del 2001 sono diventato ministro dell'Interno, e ricordo quando l'ho incontrato venne da me con grande timidezza, no? Non chiedeva nulla per sé, chiedeva solo di poter continuare questa esperienza di elaborazione e di studio con il timore che io, ministro leghista, gli dicessi di no perché lui era di sinistra. E invece con Maurizio Sacconi, con Michele Tiraboschi, con gli altri della Carlo Della Ringa, formarono una squadra straordinaria. Io consentii solo loro di lavorare, non mi prendo meriti particolari per il libro bianco del mercato, sul mercato del lavoro e per la legge Biagi, se non quello di aver consentito loro di lavorare nonostante pressioni enormi che loro ricevevano da tanti ambienti che ricevettero in quei mesi lì del 2001 e nei primi mesi del 2002 e che portarono poi, come sappiamo, all'omicidio da parte delle Brigate Rosse il 19 marzo del 2002. Noi abbiamo ricordato l'anno scorso, Marco Biagi, proprio un anno fa, si è insediata la giunta il 19 di marzo. E ho voluto come primo atto proprio dedicare a Marco Biagi una sala, la sala più importante, la sala del Palazzo della Regione, che è la più viva, dove c'è il confronto con le parti sociali, è la sala dei dibattiti, del confronto, del dialogo, ed è la sala della democrazia. Il metodo del confronto e del dialogo è l'insegnamento più importante che io ho dentro di me da parte di Marco Biagi.